Da domenica prossima prenderà avvio la programmazione di Sogair, la società che da oltre 30 anni gestisce lo scalo aeroportuale del capoluogo per la prossima stagione estiva. E se 12 mesi fa si era registrata una crescita del traffico del 56% nonostante l'assenza dei turisti stranieri, quest'anno il programma è ambizioso, con il sogno di riprendere il passo del 2019. I voli programmati sono oltre 18.000 per un totale di 91 destinazioni, tra cui 15 nuove rotte. 38 sono i collegamenti nazionali e ben 53 gli internazionali, con 13 nuovi collegamenti diretti. Gli irlandesi di Ryanair si confermano il principale vettore con l'aumento di oltre il 50% dei collegamenti con Cagliari, con il terzo aereo di base già da maggio al Mario Mameli. Volotea porta a 11 le destinazioni del suo network internazionale che nella Summer 2022 comprenderà 5 novità: Bilbao, Hannover, Lilla, Nizza e Strasburgo. Al terzo posto EasyJet, che conferma i voli per Basilea, Berlino, Ginevra, Londra e Parigi. E poi tutte le altre compagnie, da British Airways a Air France a KLM. Ora lo scalo di Cagliari si prepara a un'estate in linea con i livelli di traffico pre-pandemici, se non addirittura superiori, compatibilmente con l'evoluzione degli scenari geopolitici attuali. Oggi abbiamo questa proposta di ITA Airways che per un anno vuole gestire la continuità territoriale senza compensazioni. Siamo piacevolmente sorpresi da questa importante novità, devo dire abbastanza inaspettata, nel senso che ci aspettavamo che potesse effettivamente partecipare. Arrivare a proporre un anno, quindi comprendendo anche l'inverno prossimo, ci fa assolutamente piacere, perché evidentemente la richiesta c'è e le compagnie ITA in primis ne sono assolutamente consapevoli.